Don Bosco Academy contro QDS Zoster, sfida tra pericolosissime outsider nella Serie A Futsal Champions Cup. Buona partenza da parte della formazione ospite. Qui Frailis fa pedalare Jakomin, che poi regala a Lorenzo Bronstein il vantaggio della formazione ospite. La Don Bosco pareggia subito con questo diagonale precisissimo da parte di Milia. Primo tempo piuttosto frizzante, ancora la QDS Zoster, ancora Jakomin, là, e poi Frailis 2-1. Ma che bella azione quella della formazione ospite. Dura ancora una volta poco, De Sì trova l'angolo giusto ed è 2-2. Nel finale di primo tempo da Frailis a Jakomin, che si inceppa inizialmente, poi però trova il destro giusto. 3-2 per la formazione dello Zoster. Andiamo adesso alla ripresa con la Don Bosco, che trova subito il 3-3 realizzato da Luca Pinna da pochi passi. Da quest'altra parte Filippo Lai ringrazia ancora Cesare Jakomin, 4-3 per gli ospiti. Partita bellissima, la Don Bosco prima pareggia con Murenu, poi trova il gol del vantaggio, il gol del 5-4 con Pastura. Adesso la formazione selargina annusa il colpaccio, ma ancora Cesare Jakomin, migliore in campo di gran lunga, 5-5. Poi Soddu per il nuovo vantaggio del QDS Zoster. La doccia gelata per la formazione ospite arriva nel finale col gol del pareggio realizzato da Ambu. 6-6 al Verderame e tanti rimpianti per ambo le squadre.